Se un uomo potesse mantenersi sempre sul culmine dell'attimo della scelta, se potesse cessare di essere un uomo, se nel suo essere più profondo fosse solo un aereo pensiero, se la personalità non avesse altra importanza che quella di essere un nanetto che prende sì parte ai movimenti, ma rimane sempre lo stesso, se fosse così, sarebbe una stoltezza dire che per un uomo può essere troppo tardi per scegliere, perché nel senso più profondo non si potrebbe parlare di una scelta. La scelta stessa è decisiva per il contenuto della personalità. Con la scelta essa sprofonda nella cosa scelta e quando non sceglie appassisce in consunzione. Per un attimo è o può parere che si scelga tra possibilità estranee a chi sceglie, con le quali egli non sta in nessun rapporto e verso le quali si può mantenere in uno stato di indifferenza. Questo è il momento della riflessione, ma esso non è affatto come l'attimo platonico e men che mai nel senso astratto nel quale tu lo vuoi fissare, e quanto più tu lo fissi, tanto meno è.